Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati allo speciale Elezioni Politiche, le nostre tribune elettorali per le elezioni a Camera e Senato del prossimo 25 settembre, che oggi propongono un confronto e anche una presentazione di altri due candidati capolista nella circoscrizione regionale proporzionale del Senato in Abruzzo. Saluto e ringrazio, sono entrambi collegati via Zoom, Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 Stelle e Pierluigi Iannarelli di Alleanza Verdi Sinistra. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori. Buonasera. Buonasera, buonasera. E iniziamo subito a parlare dei temi di questa campagna elettorale che è sempre più nel vivo, anche se insomma è una campagna elettorale atipica che si svolge anche in un clima estivo, distratto non soltanto dalle belle giornate o da altri elementi che insomma non sono abituali per una campagna elettorale, ma soprattutto da un clima di tensione internazionale che ci preoccupa tutti, anche un clima di grandi preoccupazioni per quello che sarà il futuro immediato della nostra economia, delle nostre imprese e delle famiglie. Temi che affronteremo in questa tribuna elettorale, ma io intanto, partendo da Gabriele Di Girolamo, vi chiedo appunto un giudizio su come si sta svolgendo questa campagna elettorale, sulle scelte che hanno portato il Movimento 5 Stelle a correre da solo e anche su quelli che sono, finché sono commentabili, perché tra poco ci sarà l'embargo totale, i dati dei sondaggi che vedono insomma il Movimento 5 Stelle di Conte in ascesa negli ultimi giorni. Di Girolamo, come sta andando questa campagna elettorale? Le sta andando bene, in particolare questa campagna elettorale, come ha detto lei, si sta svolgendo più che altro sulle TV, sui social. Come spesso accade, i toni si sono alzati anche in questo caso, per via anche delle dinamiche precedenti all'indizione della data esatta per le elezioni. Quindi ricordiamo una caduta del governo repentino, sei mesi prima della scadenza naturale del mandato, quindi una corsa veloce alle elezioni durante il periodo estivo, una cosa particolare. Il Movimento 5 Stelle si presenta da solo, orgogliosamente da solo, e questo è legato alle dinamiche che hanno coinvolto la caduta del governo. Io vorrei ricordare che mentre nel dibattito ci si rincorre a darsi le colpe, in particolare al Movimento 5 Stelle per questa caduta, io vorrei ricordare che le dinamiche parlamentari ci hanno sostanzialmente accompagnato gentilmente alla porta. Tutto è nato da un decreto che conteneva una norma con un inceneritore per Roma, dove i nostri ministri del Movimento 5 Stelle, anche quelli che oggi sono ex ministri del Movimento 5 Stelle, non hanno votato per quella norma, quindi la dinamica si era già cristallizzata a quei tempi. Voglio dire, in sede di consiglio dei ministri che non ti votano la norma di una forza politica ti manifestano chiaramente una difficoltà che non si è avuto volontà di voler disbrigare nelle successive fasi parlamentari. E poi questa dinamica è stata anche accompagnata da quella che è stata l'informativa di Draghi, e quindi la scelta anche della parte del centrodestra che sosteneva questo governo delle larghe intese ad accompagnarci fuori dal governo, quindi chiedendo un rimpasto di fatto e una ridistribuzione dei ministeri per il centrodestra. Preso atto di ciò, abbiamo chiaramente capito che forse era il caso di togliere il disturbo, visto che nessuno ci voleva più. Vuoi perché si sposa l'agenda Draghi piuttosto che un'agenda progressista come è stato nel Conte 2, e mi riferisco al Partito Democratico. Vuoi perché Lega e Forza Italia depositano una mozione in cui chiedono un rimpasto con l'esclusione del Movimento 5 Stelle. Voglio dire, intelligenza vuole che si prenda atto di ciò e si proceda ognuno per la propria strada, e così ad oggi siamo qui con le dinamiche che hanno visto più che altro degli accordi creati ma poi anche distrutti e poi rifatti con altri soggetti, e chiudo, ed oggi siamo qui ancora a parlarne chiaramente.
Ne stiamo parlando anche perché il tema di questi ultimi giorni, anche di queste ultime ore, che agita soprattutto il mondo della sinistra, e su questo chiedo l'intervento di Pierluigi Iannarelli, è proprio il fatto che Conte ha virato molto sull'elettorato della sinistra, che insomma, è conteso anche dal PD e da suoi alleati, come siete voi di Alleanza Verdi e Sinistra. Ecco, c'è anche quest'altro tema proprio recentissimo delle dichiarazioni di ieri del leader dello schieramento progressista Letta, che parla di una, addirittura di un Mattarella a rischio. Se soprattutto nei collegi uninominale chi guarda a sinistra non ricorra al voto utile, cioè far perdere la destra. Ecco, questa dinamica è reale a suo avviso? C'è questo rischio vero per, insomma, anche per il futuro della stabilità delle istituzioni con la vittoria della destra? Iannarelli. Sì, assolutamente sì, anche perché se il centrodestra dovesse prendere il 2/3 di seggi del Parlamento, potrebbe diciamo agevolmente cambiare la Costituzione, quindi magari votare alcune leggi come per esempio quelle del presidenzialismo, dove insomma la figura del Presidente della Repubblica andrebbe proprio a cambiare proprio il dettato proprio costituzionale, andrebbero ad assumere dei poteri molto più importanti, ed ecco per il motivo per cui il segretario Letta ha fatto questa osservazione. Su Mattarella infatti recentemente c'è stata anche una dichiarazione improvvida di Silvio Berlusconi, che aveva detto insomma che una volta con un presidenzialismo approvato si sarebbe dovuto cambiare, dimettere e quindi avviare subito le elezioni dirette del Presidente della Repubblica. Insomma, diciamo, sono state dichiarazioni un po' preoccupanti. Il presidenzialismo è anche un cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia, e noi, diciamo, questo ci preoccupa, diciamo, dare tutti questi poteri in mano ad una sola persona, insomma, non lo vediamo come una cosa positiva. Per quanto riguarda invece l'alleanza, noi abbiamo fatto questo accordo non programmatico ma soltanto elettorale con il Partito Democratico, proprio per scongiurare negli uninominali una vittoria strabordante della destra. Noi però ci teniamo a dire che abbiamo un nostro programma, che spesso si differenzia in maniera sostanziale da quello del Partito Democratico, però ci teniamo, ecco, a portare in Parlamento una nostra rappresentativa, in modo da portare i nostri temi, che ci stanno più a cuore. Bene, allora io entrerei sul tema specifico, perché questa tribuna io la ritengo molto interessante, soprattutto per gli elettori, diciamo, di un'area progressista, perché è un elettorato che vi contendete, appunto, come dicevo nell'introduzione, sia da parte del Movimento 5 Stelle che appunto della lista di sinistra che è presente nella coalizione a guida DEM, nella coalizione elettorale, non nella coalizione programmatica, proprio perché per esempio sul tema della pace e della guerra ci sono articolazioni diverse. Ecco, allora spiegate a un elettore di sinistra, in questi 2 minuti e mezzo, a partire da Gabriella Di Girolamo, perché voi siete più credibili rispetto agli altri sul tema della pace, del pacifismo in generale, della via d'uscita da questa situazione bellica. Di Girolamo. Sì, sì. Ma guardi, io posso dire che il Movimento 5 Stelle sia convintamente rimasto sulla medesima posizione dall'inizio di questo conflitto bellico, e su questo voglio puntare per la credibilità di questo gruppo politico. Noi abbiamo sin da subito condannato fermamente l'aggressione russa in Ucraina, e al contempo abbiamo spinto affinché l'unica via possibile e percorribile sia quella di un negoziato di pace. Oggi noi stiamo affrontando un dibattito politico in cui le parole pace, negoziato, diplomazia
sembra che non risultino più utilizzate, mentre è proprio su quello che bisogna puntare. Quando noi abbiamo iniziato a, diciamo, a lanciare la nostra controffensiva, insomma, consentitemi questo termine, sulla corsa al riarmo, era proprio per evitare, era proprio un campanello d'allarme che abbiamo voluto far squillare per evitare quella dinamica che poi la guerra ti chiama altra guerra. E di fatto è questo quello che sta accadendo. Sono mesi di conflitto in cui i negoziati non sono stati, diciamo, sono stati fatti, sì, ma non hanno riportato alcun esito. Diciamo anche che l'Italia non ha influito più di tanto, non ha partecipato in maniera preponderante, importante. A noi non basta un presidente Draghi che vada a proporre la pace. A noi serve un Presidente del Consiglio che imponga la pace. È importante che l'Italia riesca a dare un indirizzo a questa Europa di cui fa parte. E l'Italia ha le carte per fare queste cose. Lo abbiamo dimostrato durante la pandemia. Il primo debito comune europeo condiviso con gli altri stati per affrontare un'emergenza importante. Quindi io, oltre a dire che Draghi non ha fatto abbastanza, non ha imposto con i poteri che poteva esprimere in quanto Italia la pace, Draghi non si è occupato nemmeno molto degli effetti negativi che ricadono e continuano a ricadere, lo vediamo tutti i giorni, nel nostro paese, che sono gli effetti negativi che provengono da questo conflitto. Quindi su questo io voglio dire che il Movimento 5 Stelle è credibile sulla propria posizione, perché è stata quella ed è rimasta quella, unica, ancora oggi. Grazie. E Annarelli, invece, qual è il suo punto di vista anche rispetto al fatto che comunque voi siete in Parlamento, vi siete schierati appunto contro le risoluzioni della maggioranza Draghi rispetto all'uso all'utilizzo delle armi nell'ambito dell'alleanza anti-Putin? Sì, assolutamente. Noi, ecco, a differenza magari anche delle altre forze politiche, anche del Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre votato contro l'invio dell'uso delle armi, perché riteniamo che le trattative devono essere fatte su altri tavoli e quindi non sono ammesse, secondo noi, delle decisioni che portano a nient'altro che un'escalation del conflitto. Tra l'altro noi, e solo noi, non abbiamo votato l'incremento delle spese militari, e quindi abbiamo mantenuto, diciamo, una linea molto ferma proprio a difesa della pace. Anche nel nostro simbolo elettorale viene indicata una colomba che praticamente rappresenta, con i colori arcobaleno, che rappresenta la pace, quindi ci sentiamo convintamente pacifisti. Ecco. Infatti tra le nostre proposte che sono state inserite nel programma possiamo trovare l'approvazione della cosiddetta un'altra difesa è possibile, ovvero l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Poi nel programma c'è anche una mozione per l'adesione dell'Italia al trattato per la proibizione delle armi nucleari, noi siamo convintamente contro le armi nucleari, e una legge quadro istitutiva dei corpi civili di pace, ovvero renderla una legge ordinaria. Una possibilità anche di fare obiezione alle spese militari e poi assolutamente dobbiamo rendere stabile, operativo e aperto a tutti il servizio civile universale. Bene, allora andiamo sul tema ancora più caldo questo, anzi ancora più freddo, perché rischiamo di vivere un inverno senza tanto riscaldamento, il tema del gas. Ecco, io penso che voi scontiate un problema in questa campagna elettorale, Movimento 5 Stelle e Verdi, cioè voi siete stati sempre all'avanguardia, insomma, della lotta alla assoluta priorità del fossile nelle fonti energetiche, però adesso siamo di fronte ad una
crisi congiunturale, vedremo poi fin quanto sia poi davvero legata al conflitto in corso e quanto ci invece sia legato ad un meccanismo speculativo. Però al di là delle analisi, il tema è quello delle soluzioni che adesso imprese e cittadini vogliono. Non è facile andare a prospettare, e questo penso che sia appunto la difficoltà della vostra campagna elettorale, soluzioni a lungo termine, almeno in questo momento. Allora, due o tre mosse che voi in Parlamento mettete nell'agenda del Paese a partire dal 26 di settembre per risolvere questa crisi, perché ormai il 26 settembre è arrivato, insomma aspettiamo il decreto aiuti bis da parte del governo Draghi e di questo parleremo tra poco, ma insomma poi bisognerà affrontare delle strategie per l'inverno. Se voi fosse comunque forza di governo nell'ambito di una coalizione di governo, quali saranno le priorità per superare la crisi? Gabriella Di Girolamo ancora. Sì, ma in virtù proprio del discorso di coerenza e linearità che facevo poc'anzi, come forza di governo noi porteremo avanti quelle che sono le nostre idee, che tra l'altro stiamo dichiarando ormai da oltre sei mesi. Io ricordo a gennaio che i nostri maggiori rappresentanti chiedevano uno scostamento di bilancio per affrontare quella che era prevedibile, una crisi energetica che si sarebbe poi affrontata nei periodi più freddi e quindi andando verso settembre, ottobre, novembre, che appunto periodi ai quali stiamo andando incontro. Dopo di ciò, tornando a parlare di quanto la forza italiana in Europa può indirizzare una politica comune, noi abbiamo già lanciato la nostra idea e richiesto un energy recovery plan sulla scorta di quello che è stato appunto il lavoro fatto durante la pandemia con con il recovery plan, che ci ha portato a parlare oggi di importanti investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono questi temi che maggiormente porteremo avanti e continueremo a declinare nella nostra agenda. Se noi abbiamo proposto all'incirca sei mesi fa un energy recovery plan per affrontare le difficoltà dell'emergenza energetica, pochi giorni fa mi sembra che anche il Fondo Monetario Internazionale abbia sposato questa idea rilanciandola, quindi forse tutti quegli attacchi che a questo punto devo dire assolutamente ingiustificati abbiamo ricevuto in quel periodo possono rappresentare delle forze politiche che evidentemente erano cieche o comunque pensavano ad anticipare una propria campagna elettorale per evitare di affrontare un tema molto importante, che adesso invece il nuovo governo, che sia di centrodestra o che sia di centrosinistra o che sia magari un nuovo governo delle larghe intese, perché a me sembra che molti partiti a questo stiano puntando, poi alzo le mani e si vedrà, questo nuovo governo troverà ad affrontare veramente delle situazioni gravi. Noi abbiamo queste idee, noi abbiamo le nostre idee, dove oltre a piccole pezze messe nel decreto aiuti bis, sono cose temporanee e sporadiche che di certo non vanno a dare una soluzione del problema. Quello che sarebbe dovuto essere stato fatto già da tempo, sarebbe dovuto bisognava prendere in considerazione uno scostamento di bilancio sensato, affinché un investimento produttivo per il paese comunicato bene anche ai mercati avrebbe, diciamo, evitato la necessità per il prossimo governo di chiedere uno scostamento di bilancio in Parlamento, magari di una somma pari al doppio di quella che si sarebbe potuta chiedere alcuni mesi fa. Grazie Iannarelli, su questo tema, la difficoltà appunto di parlare di energia pulita in un momento in cui si ha assoluta necessità di energia comunque sia, ecco, voi percepite questo problema? Assolutamente sì, non ci stiamo preoccupando di queste cose negli ultimi mesi come stanno facendo le varie forze politiche, ma sono tematiche a noi care da molto tempo. Noi come proposte proponiamo lo stop innanzitutto all'esportazione del gas italiano, perché qui facciamo tante chiacchiere sul costo del gas, quando invece nel primo semestre del 2022 l'Italia ha esportato all'estero quasi 2 miliardi di metri cubi di gas. Insomma, poi come
impegno anche da portare sul tavolo del G7, chiediamo che vengano aboliti i sussidi fossili che corrispondono circa a un valore di 20 miliardi di euro l'anno, e questo da farsi entro il 2025. E il fotovoltaico sopra ogni tetto, sia nelle nuove abitazioni, nelle abitazioni di nuova costruzione, sia nelle ristrutturazioni. E poi raggiungere, questo è un obiettivo importante, il fabbisogno elettrico dell'80% di rinnovabile al 2030, quasi almeno all'80%. Noi abbiamo un'idea ben precisa su come finanziare queste proposte, a differenza magari della Lega, anche dello stesso Movimento 5 Stelle, che poi anzi la Di Girolamo ha detto, e parlano di scostamento di bilancio. Per i telespettatori e le telespettatrici, che cos'è lo scostamento di bilancio? Praticamente è una richiesta che il governo fa al Parlamento di aumentare il deficit, un aumento del deficit rispetto a quello preventivato e approvato nei vari documenti di programmazione finanziaria, sempre dalle stesse Camere. Chi è che paga i costi di questo scostamento di bilancio? Sempre le famiglie, le piccole e medie imprese. Quindi noi siamo contro questo tipo di soluzione per finanziare tutte queste proposte, bensì proponiamo la tassazione al 100% degli extra profitti delle società energetiche. Che cosa sono gli extra profitti? Non è il profitto che l'impresa, diciamo, il guadagno dell'impresa che riesce ad ottenere in modo, tra virgolette, lecito. L'extra profitto è frutto di speculazioni finanziarie a danno sempre delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Quindi noi non vogliamo che siano sempre le stesse persone, gli stessi soggetti a pagare la crisi. Sta succedendo adesso con la crisi energetica, è successo anche con la crisi sanitaria. Bene, allora riparto, adesso invertiamo un po' l'ordine delle risposte, riparto da lei, Annarelli, su un tema che è strettamente collegato e che in parte è già accennato in relazione appunto proprio agli extra profitti delle aziende energetiche, vale a dire il tema fiscale. È uno dei temi su cui nessuno è voluto intervenire, nessuno ne parla più di tanto, a parte la proposta della flat tax in questa campagna elettorale, perché quando si parla di tasse generalmente non si guadagnano voti. Ma voi, cioè, nel voler affrontare seriamente quella che sta per profilarsi anche come un'emergenza ad alto rischio sociale per la chiusura delle imprese, per la perdita di posti di lavoro, per la crisi energetica, per le super bollette che sono in arrivo in autunno. Ecco, quali interventi sul fronte economico e anche fiscale dovranno essere intrapresi nella nuova legislatura? Allora, noi partiamo assolutamente dall'articolo 53 della Costituzione. L'articolo 53 della Costituzione dice che chiunque è chiamato a contribuire alla spesa pubblica in base alle proprie capacità, quindi un sistema chiaramente progressivo. Noi vorremmo diciamo, aumentare questa progressività fiscale, cioè creare più scaglioni, in modo tale che chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco e chi non ha niente non deve pagare niente. Questo in netta contrapposizione con la flat tax proposta dalla Lega e forse anche da qualche altra forza politica. La flat tax è palesemente e chiaramente anticostituzionale, perché se la Costituzione parla di progressività fiscale, invece la flat tax, che vuol dire tassa piatta, una tassazione che può essere 15-20%, è chiaramente incostituzionale e chiaramente a vantaggio dei redditi più alti. Quindi questa, diciamo, la nostra proposta è una maggiore progressività, e poi, visto che anche una patrimoniale sulle grandi ricchezze, ovvero 2%, chiediamo un contributo del 2% a chi possiede un patrimonio oltre i 5 miliardi, 5 milioni di euro. Bene, mi pare che siano insomma, temi importanti che io voglio declinare con Gabriella Di Girolamo, approfittando proprio del suo lavoro parlamentare di queste ore, di questi giorni, aggiungendo altri elementi che sono quelli della critica che viene proprio esposta in queste ore al Movimento 5 Stelle, che è quella di bloccare l'iter di conversione al Senato del decreto aiuti con le misure urgenti che servono che devono essere operative per le imprese e per le famiglie, perché vi sareste impuntati sul super bonus. Come stanno le cose, senatrice?
È vero, ci siamo impuntati sul super bonus perché voglio dire, noi siamo gli unici che lo difendiamo. Gli altri partiti a parole il super bonus deve essere sbloccato, le imprese stanno fallendo, centinaia di famiglie in difficoltà fuori casa che non sanno quando possono rientrare per via dei cantieri aperti nelle proprie abitazioni. Draghi che blocca la cedibilità dei crediti fiscali e noi vogliamo stare qui a parlare di aiuti. Quando un settore, un'intera filiera che è stata ricreata dalla crisi è stata risollevata grazie al super bonus 110%, noi vogliamo stare fermi con le mani in mano accontentandoci di pochi spiccioli che sono contenuti nel decreto aiuti bis. Ma stiamo scherzando, voglio dire, stiamo scherzando. Scusate. Eccoci. Ecco, scusate, ieri il governo chiedeva alle forze parlamentari di ritirare tutti gli emendamenti, quindi si è passati, voglio spiegare brevemente i lavori. Oltre qua da oltre. Scusate, si è arrivati da oltre 400 emendamenti depositati al decreto aiuti bis, si è arrivati a una selezione di 30-40 emendamenti, quindi tematiche diciamo rilevanti per quello o quell'altro partito. Noi ci siamo impuntati sul superbonus, ma non lo facciamo da oggi, lo facciamo da sempre, da quando abbiamo visto che dal momento della sua istituzione, al primo anno dall'avvio del superbonus 110%, il PIL è risalito di più 6% ed è poi una dinamica di cui Draghi si vanta di un effetto economico creato da una misura del Movimento 5 Stelle che di fatto lui ha bloccato, ha sterilizzato in tutto, mandando in malora tutta la filiera dell'edilizia e noi dovremmo accettare il diktat del governo di ritirare tutto e di stare zitti e buoni e far morire di fame quelle povere aziende? Io dico che la politica è altro. Giochi di palazzo non ne facciamo, non ne abbiamo mai fatti. Chi li ha fatti ha preso le distanze dal Movimento 5 Stelle con estrema gioia da parte di chi è rimasto. Questa selezione naturale finalmente è avvenuta. Noi andiamo avanti con i nostri temi a vantaggio dei cittadini. Questo è quello che stiamo facendo. Grazie, senatrice. Adesso vi voglio insomma, sentire rispetto a un tema che è legato al nostro territorio, in particolare al tema delle infrastrutture di collegamento tra l'Abruzzo e in particolare la dorsale laziale, quindi la capitale. Ci sono progetti rilevanti che riguardano la Pescara Roma, ci sono obiezioni da parte dei comitati rispetto a questa progettazione, anche da parte delle amministrazioni comunali. C'è un tema delle autostrade che cambiano quasi ogni giorno al suono di sentenze della giustizia amministrativa la titolarità. Ecco, si tratta di mettere mano a partite molto molto delicate, nelle quali c'è il tema della necessità e anche di non perdere finanziamenti rilevanti, di realizzare queste opere, c'è una situazione di impatto ambientale o comunque che riguarda la vita delle città da tenere in conto. Ecco, voi pensate che si riescano a risolvere, a far partire questi cantieri oppure prevarrà una impostazione più NIMBY nel nostro territorio? Inizio proprio con i rappresentanti dei Verdi Sinistra e Iannarelli. Guardi, noi riteniamo che queste grosse infrastrutture, come ha detto bene lei, innanzitutto non debbano avere degli impatti importanti sull'ambiente e poi devono essere ovviamente funzionali sia all'utilizzo per quanto riguarda lo spostamento delle persone e dello spostamento delle merci. Io credo che questi progetti, se ne parla tanto, ma poi alla fine rimangono sempre chiusi nel cassetto. Perché sono anni che si parla di un collegamento, per esempio, ferroviario tra L'Aquila e Roma, anche in presenza di una autostrada che, come ha detto lei, adesso sta vivendo un periodo un po' così, passaggi tra il concessionario attuale all'ANAS. Però ecco, la vera, secondo noi, almeno secondo la nostra vista, la vera soluzione per quanto riguarda la mobilità, l'infrastruttura, è quella di rimodulare il fondo complementare del PNRR, che è pari a 30 miliardi di euro, e destinarlo invece in via prioritaria a investimenti sul
sul trasporto pubblico, quindi meno infrastrutture, più sostegno al trasporto pubblico. È necessario favorire contemporanea anche lo smart working, ovvero per tutti quei lavoratori e le lavoratrici la cui presenza non è richiesta fisicamente e che quindi non hanno più necessità di spostarsi. E proponiamo anche 10 mesi di trasporto pubblico locale gratuito, poi i trasporti pubblici locali e treni regionali siano resi gratuiti per gli under 30, così da promuovere nuovi modelli di mobilità soprattutto tra le giovani generazioni. Quindi, rispondere definitivamente alla sua domanda, noi piuttosto che andare a investire su queste grosse infrastrutture, preferiamo andare a sviluppare la mobilità sostenibile, che è meno costosa e meno impattante. Gabriele Di Girolamo, che questi dossier Ferrovie Autostrade ha seguito in Parlamento nel corso di questi anni, ecco, quali sono gli sviluppi nella prossima legislatura? Beh, guardi, è chiaro che il prossimo periodo sarà quello degli appalti. Voglio spendere un attimino un passaggio, una parola su alcune dinamiche che si stanno creando sui territori. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto questa revisione delle opere infrastrutturali a partire da quelle ferroviarie, ma le dico in ordine cronologico di trattazione. Siamo partiti da una revisione della rete, diciamo, del percorso ferroviario appunto che collega Pescara a Roma, per poi arrivare a un altro discorso in merito alla sicurezza infrastrutturale autostradale, andando per fasi, avendo poco tempo anche a disposizione, perché qui si apre un mondo, si aprono dei capitoli. Tornando alle questioni territoriali, è chiaro che un'opera, una grande opera come quella che appunto di cui stiamo parlando, quella ferroviaria, possa andare ad impattare alcune delle necessità cittadine. È importante, è fondamentale la fase del confronto, il confronto tra le istituzioni, il confronto con anche attraverso i comitati locali, è importante la fase dell'ascolto, è importante venirsi incontro, ma è importante anche tenere chiaro e a fuoco qual è l'obiettivo, l'interesse generale, l'interesse collettivo. Il PNRR destina tanti soldi per quest'opera ed è una cosa a mio avviso straordinaria. Le infrastrutture in Abruzzo non erano state più toccate dal momento della loro costruzione, quindi parliamo veramente di anni e anni fa. Quindi per noi questo è stato un obiettivo davvero molto importante, tornare al centro dell'attenzione come infrastrutture strategiche nazionali, sia ai fini della protezione civile per l'autostrada e sia per quel che riguarda la strategicità del collegamento Pescara-Roma via ferro, anche e soprattutto per spostare tutti quei camion merci che si spostano su gomma e dobbiamo dirottarli sul treno. Voglio dire, il PNRR si basa fondamentalmente su un discorso di transizione ecologica. La transizione ecologica si fa anche spostando non solo le utenze, quindi cercando di creare un presupposto affinché un utente sia spinto a lasciare la propria auto in garage per utilizzare dei mezzi di trasporto collettivo e di massa, ma anche per spostare, secondo la stessa medesima dinamica, quelle che sono le merci. Quindi se noi abbiamo un'autostrada che serve al trasporto su gomma e queste merci possono essere tranquillamente dirottate sul ferro, in quanto l'infrastruttura permetterà finalmente un viaggio adeguato per le merci, collegando poi le due coste, dei porti molto importanti, dall'area est e area ovest delle coste del nostro paese, io credo che siano dei discorsi fondamentalmente importanti da dover affrontare e da calare sul territorio secondo quelle che sono le necessità da audire, da ascoltare e da tenere bene a mente per quelle che sono le varianti in corso d'opera. A poco più di 2 settimane dal voto, i sondaggi, ripeto che tra poco non potranno essere più diffusi, però parlano di un addirittura 40% di italiani che non hanno al momento intenzione di andare a votare, comunque non hanno deciso per chi votare. Molti sono tentati, penso che molti saranno tentati di non andarci anche alla luce delle difficoltà che troveranno adesso con le bollette, con le spese, con l'inflazione alle stelle. Allora,
ricordando che il voto è un dovere civico. Ecco, questo innanzitutto, ma è una motivazione che a volte non è sufficiente da sola. Perché pensate che la vostra proposta politica possa essere nelle condizioni di motivare anche all'ultimo momento questi elettori che non trovano alcuna risposta nella politica e anche in questa campagna elettorale? Iannarelli. Noi riteniamo che la nostra proposta sia una proposta seria, è un programma molto articolato dove vengono affrontate in particolare sia le questioni climatiche che le questioni sociali. Noi infatti ci rivolgiamo alle elettrici e agli elettori perché chiediamo loro di fare di pensare oltre a loro stessi anche alle nuove generazioni, in modo tale da poter restituire e consegnare ai loro figli un paese migliore sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista climatico. Ci rivolgiamo in particolare anche ai giovani dai 18 ai 25 anni, in questa tornata elettorale potranno votare anche al Senato e quindi potranno decidere il loro futuro. Io credo che un'attenzione particolare a queste tematiche sia doveroso e sia anche una speranza per il futuro dei nostri figli. Grazie. Gabriella Di Girolamo, cosa dire a chi le dice, chi incontra ogni giorno e le dice no, a votare non ci vado? Ma guardi, io a me piace presentare il movimento con il suo biglietto da visita. Noi abbiamo un programma progressista ed ecologista. Il nostro programma guarda e vuole dare voce agli ultimi e questo lo abbiamo dimostrato nella legislatura che si sta concludendo. Noi possiamo vantare, ecco, nel nostro biglietto da visita io aggiungerei tranquillamente che possiamo vantare di aver portato ai cittadini, quindi non a casa nostra, ma a casa dei cittadini, l'80% del programma elettorale secondo il quale il 33% dei cittadini italiani nel 2018 ci ha dato il proprio mandato. Questo è una cosa che forse negli ultimi decenni della storia della politica rappresenta quasi un unicum, perché poi ognuno una volta al governo deve modulare le proprie posizioni per via delle coalizioni e delle alleanze. Ecco, io voglio spendere un punto anche su questa cosa. Proprio la diversità delle configurazioni dei governi in cui siamo stati, mi parlo in particolare, mi riferisco al Conte 1 e al Conte 2, ci ha permesso quanto più di trovare convergenze politiche con due partiti, uno di destra e l'altro di sinistra, opposti, per portare a casa quelli che erano i nostri punti di programma che avevamo promesso ai cittadini. Quindi oggi noi ci ripresentiamo con l'80% delle cose fatte, quel 20% di completare, da completare, e questa agenda progressista ed ecologista che parla soprattutto agli ultimi, alle persone che non hanno voce e ai giovani. Grazie. Ultima considerazione con voi, vorrei farla su quello che accadrà dal 26 settembre realmente dal punto di vista degli equilibri parlamentari, un Parlamento con meno esponenti. Voi peraltro, parto da Pierluigi Iannarelli di Alleanza Verdi e Sinistra, puntate a superare una soglia che è più bassa proprio perché siete in coalizione dell'1%, quindi ad entrare comunque in Parlamento con l'ambizione di poter essere anche parte di una maggioranza di governo. Ma è così difficile a questo punto della situazione riuscire a battere la destra, o la destra a suo avviso non sarà nelle condizioni di governare il centrodestra? Guardi, noi cerchiamo di pensare a noi stessi e siamo convinti di poter superare lo sbarramento del 30%, attualmente i sondaggi ci danno sopra il 4%, ma con un trend sicuramente positivo. Noi abbiamo fatto questo accordo, ripeto, con il Partito Democratico, anche se abbiamo dei programmi distinti, quindi un accordo elettorale. E sicuramente il 26 settembre, diciamo a bocce ferme, potremmo verificare quello che è emerso dalle urne. E il centrodestra è sicuramente, è inutile negarlo, un vantaggio abbondantemente, soprattutto, ecco, mi riferisco ai collegi uninominali, lì dovrebbe raggiungere sicuramente un buon risultato. Tutto dipenderà anche da come dall'andamento anche delle altre forze politiche
anche il Movimento 5 Stelle che comunque è ripresa, e si potrebbe anche raggiungere una situazione di stallo. Diciamo noi, magari poi le forze si mettono d'accordo, le forze politiche si metteranno d'accordo per fare un nuovo governo Draghi. Noi lo diciamo sin da ora che non ci stiamo a queste, noi siamo stati sempre all'opposizione del governo Draghi e un eventuale bis ci vedrà convintamente all'opposizione se, come temiamo, l'agenda dovrebbe ricalcare quella precedente. E quindi noi puntiamo ad eleggere un nostro gruppo di deputati e senatori e se dovessimo, se la coalizione dovesse vincere, cercheremo di far valere le nostre istanze che sono state anche siglate, c'è stato un accordo con il PD, è stato messo tutto nero su bianco, per esempio vorrei ricordare, infatti il segretario Letta pochi giorni fa ne aveva parlato, la coalizione del Jobs Act, è uno degli accordi del programma tra Verdi Sinistra e Partito Democratico. E quindi porteremo avanti le nostre istanze. Diversamente staremo convintamente all'opposizione in maniera molto convinta, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Grazie Iannarelli, ultima battuta con Gabriella Di Girolamo, voi non siete coalizzati con nessuno, del resto la Costituzione parla chiaro, le alleanze si costruiscono in Parlamento, i governi nascono in Parlamento, allora siete pronti a giocare a tutto campo, sia col centrodestra che con il centrosinistra? Beh, direi che un'esperienza fatta sia stata presa ed accantonata. Il discorso dell'agenda progressista per noi resta un discorso reale, ripeto, è qualcun altro che l'ha presa e l'ha messa da parte. Per noi le idee sono ormai cristallizzate e chiare, quindi andiamo avanti con questo discorso. Quello che noto io, riprendendo anche la domanda che ha fatto al collega, al candidato Iannarelli, quello che noto personalmente è che questa esasperazione che fa Letta, sulle destre è un'esasperazione sul bipolarismo, è un'esasperazione che sta praticamente di fatto spianando autostrade alla Meloni, a tutto il centrodestra. Poi, per carità, come si dice, è la democrazia a bellezza e ci dovremmo adattare a quella che sarà la scelta degli italiani. E quindi a seconda dei voti che prenderemo, il Movimento 5 Stelle porterà la propria rappresentanza in Parlamento. Io voglio ricordare, per una chiosa finale, che mentre molti ci prendono in giro perché dicono vi siete tagliati le gambe da soli, perché con questa riduzione del numero dei parlamentari vi siete fatti fuori da soli, da prima forza di governo, adesso rientrerete in pochi. Ecco, consideriamo che siamo in ripresa e poi il Movimento 5 Stelle ha sempre dato delle importanti sorprese all'esito delle urne. In genere i sondaggi con noi ci hanno preso poco, ci hanno sempre dato un po' di svantaggio rispetto a quelle che sono state poi gli esiti definitivi e finali. Io dico che vedremo quello che accadrà dal 25 di settembre notte in poi, se il centrodestra riuscirà ad accordarsi per mettere su un governo. Io sarò anche curiosa di vedere quello che sono capaci di fare, perché anche gridare dai banchi dell'opposizione, gridare alla luna e dal gridare alla luna ad andare a sedersi alla presidenza del Consiglio, voglio dire, cambiano diverse cose e diversi aspetti. Perciò vorrei anche vedere il centrodestra alla prova dei fatti, come lo siamo stati noi, come lo sono stati i partiti in generale. Questa è la volta del centrodestra, viaggia a vele spiegate. È bene che sia così, se la reale volontà degli elettori italiani, e ripeto, lo vedremo il 26 di settembre. Questo, noi siamo pronti comunque a portare avanti i nostri temi che anche come opposizione nella legislatura passata, quindi non quella che si sta chiudendo, abbiamo portato avanti, abbiamo dato prova di come un'opposizione seria e reale possa portare dei buoni frutti. Grazie, grazie e buon proseguimento di campagna elettorale ai due capolista al Senato, Gabriella Di Girolamo per il Movimento 5 Stelle e Pierluigi Iannarelli di Alleanza Verdi Sinistra. Sono capolista di liste proporzionali nell'unico collegio abruzzese proporzionale del Senato. E io ne approfitto anche per ricordare ai nostri telespettatori che, e lo farò sempre all'inizio e alla fine delle tribune elettorali, che votare, nonostante tutta questa
complicazione che si verifica sulla terminologia proporzionale, uninominale, listino, lista e così via. È semplicissimo. Bisogna mettere la croce sul simbolo del partito, della lista di riferimento, quella che si è scelta. Basta mettere la croce, nessun altro simbolo sulla scheda elettorale, va automaticamente il voto ai candidati che verranno eletti nell'ordine perché non ci sono preferenze e va automaticamente il voto anche al candidato all'uninominale della coalizione di riferimento di quella lista, di quel partito. Quindi è molto più complicato a dirsi che poi a votarsi, come sarà il 25 di settembre. Grazie ai candidati, grazie alla regia e appuntamento a domani per una nuova tribuna elettorale. Avremo i candidati al collegio della Camera uninominale dell'Aquila e della Montagna Teramana. A domani.